Al quarto tentativo, Riviera Banca Basket Rimini riesce a centrare la prima storica vittoria in A2. Arrigoni e compagni contro la Tassi Group Ferrara, che si era sbloccata battendo nell'ultimo turno Chieti, vincono e convincono, ultimo quarto a parte. Vedetti ripaga coach Ferrari, che lo fa esordire in quintetto in A2, con un'ottima prova sia in attacco, 3 su 3 nelle triple, che in difesa, il suo marchio di fabbrica. Sugli scudi anche Ugbeide, 16 punti più 15 rimbalzi. E Scarponi, 12 punti e tanta faccia tosta. In doppie cifre in casa romagnola anche Johnson, 15 e Tassinari, 12. Anche se il top scorer del match è l'americano di Ferrara Cleaves con 22 punti. Ma andiamo con ordine. Bellan firma l'ultimo vantaggio ospite, 12 a 13. Perché poi a condurre le danze saranno sempre i biancorossi, con Bedetti e Ugbeide da subito in grande evidenza. 25 a 14 al decimo. Nella seconda frazione Rimini vola via, trascinate dai riminesi Meluzzi e Scarponi, ed è un Ugbeide incontenibile sotto le tabelle. Cleaves cerca di tenere in partita Ferrara, ma all'intervallo lungo, dopo due canestri di Johnson, si va sul 54 a 32, con RBR che ha tirato dall'arco con uno stratosferico 10 su 16. Nel terzo parziale la squadra di Ferrari tocca il più 31 dopo una tripla di Anumba, 69 a 38. Per presentarsi agli ultimi 10 minuti avanti di 24 sul 70-46. L'ultimo tempino vede biancorossi mollare la presa e gli estensi, trascinati dal solito Cleaves, ridurre lo svantaggio fino al meno 15 finale. Con l'ultimo canestro una tripla di Jerkovic, che migliora di poco il pessimo 23,1% dall'arco dei ragazzi di Leca. Finisce 80-65. Rimini si è fatta nettamente preferire nel tiro pesante, 43,3%, e a rimbalzo, 48-28. Domenica prossima, altro appuntamento al Flaminio. Avversaria, la forte Udine. Buonasera alla nostra Gaia Panzeri. Buonasera. Diciamo buonasera anche ai nostri ospiti, il nostro opinionista Alessandro Ceccoli. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Alessandro. Il playmaker di Riviera Banca Basket Rimini, Davide Batman Meluzzi. Buonasera a tutti. Buonasera Batman. Il giornalista di Corriere Romagna, Davide Timpani. Ciao, buonasera a tutti. Questa sera sarà Robin. Invece. E in collegamento abbiamo l'addetto stampa di Rinascita Basket Rimini, Marco Rinaldi. Ciao, buonasera Roberto. Marco. Ciao Gaia, buonasera a tutti. E Paolo Guiducci. Buonasera Paolo. C'era. Adesso è sparito. È sempre. Tra l'altro, adesso stiamo facendo. Abbiamo il sondaggio. Scriveteci subito dove sarà Paolo Guiducci questa sera, perché è ormai itinerante. Allora, iniziamo. Te lo do in Bolivia in una miniera. Eccolo qua. Eccolo qua. Dove sei, Paolo? Paolo, ci sei? Sei muto, è per quello che non ti sentiamo. È muto. È bello, sono i tempi televisivi proprio perfetti quando poi chiami l'ospite ed è muto. Vediamo se riesce a smutarsi, se no lo salutiamo dopo. No, non ti sentiamo Paolo. Ecco. Ci riproveremo. Sempre in chiaro. Inizia, sì. Però è in un luogo luminoso, non è in un'auto, non è in un a suonare ai campanelli di casa nostra, insomma, cose del genere. Allora, Davide, finalmente. Partiamo così, perché dopo tre tentative andate vuoto, al quarto è arrivata la prima vittoria storica, perché è la prima di Rinascita Basket Rimini in A2. Sì, diciamo che le prime tre partite sapevamo benissimo di incontrare tre squadre non di top classifica magari, però super attrezzate, anche perché poi inizio campionato è difficile per tutti, però sapevamo che anche con Ferrara non era una partita facile, perché venivano da un'ottima vittoria con Chieti, hanno tanti giocatori di talento, quindi penso di poter fare complimenti a tutti i miei compagni, perché abbiamo da subito approcciato nella maniera giusta e penso di non mancare di rispetto a nessuno quando diciamo che ci siamo meritati questa vittoria. Eh sì, penso proprio che si possa dire a pieno titolo. Tra l'altro una vittoria che ci è piaciuta anche in maniera particolare, perché Alessandro è stata molto con i riminesi protagonisti, perché c'è stato un momento in cui proprio Meluzzi insieme a Bedetti e insieme a Scarponi ha segnato chiaramente la strada. Sì, niente da dire, è stata una partita che Rimini doveva vincere per forza, secondo me, per il momento particolare, l'ha fatto con determinazione, con l'approccio giusto, con tutti coloro che sono entrati in campo e che hanno dato il contributo giusto, e con l'attenzione giusta, e diciamo che per tre quarti, cioè
per due quarti e tre quarti, praticamente dal 12-13 in poi, no, fino alla fine non c'è mai stata partita, perché Rimini è sempre dominato. È stata una bella prestazione, perché ti dico, dal punto di vista così, mi ha colpito particolarmente non il quintetto di Bedetti, perché se lo merita per approccio, per il lavoro come lo determina, come determina il suo status, ma poi quel 3 su 3 da 3, perché tutto ci si aspettava da lui, perché un 3 su 3 da 3. Anche se la mano ce l'ha buona, cioè, la mano ce l'ha buona, però diciamo che sbadilava abbastanza. È andato bene Batman, è andato bene Scarponi, è andato secondo me benissimo, perché io a un certo punto l'avrei voluto votare, quest'anno sono faccio il contrario dell'anno scorso, l'avrei voluto votare come miglior giocatore Andrea Tassirani, perché secondo me ogni partita sta crescendo un pelino nella gestione del gruppo in campo, che io ho detto questo non giocherà mai per la squadra una partita, ho detto l'anno scorso quando l'ho visto, invece mi smentisce categoricamente tutte le domeniche, quindi sono ben contento di essere smentito. Bisogna solo migliorare un po' il timing quando manca un pochi secondi alla fine, che a volte ci addormentiamo con la palla tra le mani. Quello penso però sia una cosa dire che l'avversario, per quanto Rimini sia stato determinato, non mi è sembrato a livello degli altri tre, perché l'unica cosa bella di Ferrari era la maglia domenica. Proviamo ad andare da Paolo. Paolo, che partita hai visto? Non ce la facciamo. Allora andiamo da Marco. Stessa domanda, Marco. Eccomi Roby. Che partita ho visto? Beh, ho visto una bella partita e insomma, come tutti aspettavamo, una partita che si è conclusa con una vittoria, quindi già questo è un elemento più che positivo. No, ho visto una partita da parte di Rimini molto, molto aggressiva dal punto di vista difensivo, salvo diciamo il finale dove probabilmente il 15 finale non è neanche troppo veritiero sul vero andamento della partita, nel senso che probabilmente uno scarto un pochino più ampio, insomma, Rimini non avrebbe rubato niente a nessuno, ecco. Dal punto di vista offensivo sono stati coinvolti tutti e questa è sempre, diciamo, una bella notizia. Ogbeide, complice anche l'assenza del loro capitano Campani, che è anche il loro centro titolare, un centro che tra l'altro ha anche esperienza in Serie A1 in passato, questo chiaramente ha facilitato, dicevo, Ogbeide, che ha chiuso con una doppia importante, però è anche vero che in casa Rimini non c'era Masciadri e quindi, come dire, un'assenza per entrambe le parti, anche se credo che chiaramente con lo strapotere di Ogbeide l'assenza del loro lungo titolare gli ha permesso veramente di fare un po' il bello e il cattivo tempo sotto un canestro e sotto l'altro, quindi veramente una bella partita da parte di Rimini, che insomma finalmente ci togliamo questo peso della prima vittoria. Era la partita probabilmente più meno difficile di questo inizio di campionato e devo dire che insomma l'abbiamo vinta con piena autorità e con pieno merito. In effetti, Davide, 48-28 il conto dei rimbalzi, quindi più 20, insomma, netto dominio, così come stratosferiche le percentuali dall'arco di Rimini nella prima parte di gara, poi buone nel complesso, perché Rimini ha chiuso con un 43,2% da 2, con il 43,3% da 3, quindi leggermente migliore la percentuale dall'arco rispetto a quella dalla media, ma insomma nella prima parte di gara era stata ancora più importante, perché Rimini aveva 10 su 16 nelle triple, pari al 62,5%. Esatto, no, in tutti i lati del campo Rimini ha meritato questo successo e devo dire che il trend è assolutamente in crescita, perché più le settimane passano e la squadra probabilmente sta acquisendo fiducia, si sta conoscendo e, come è stato detto, insomma, l'avvio poteva essere complicato per gli avversari affrontati, però insomma già dalla partita con Forlì si sono visti dei segnali di netta crescita e il dominio insomma è stato netto. Infatti, come accennava poi prima Marco, insomma il punteggio finale non rende propriamente giustizia a quello che si è visto in campo a livello di valori. Rimini ha dominato insomma sia dentro l'area ma anche al tiro, insomma, come dicevi tu, il 10 su 16 è lampante, insomma, e questo è figlio anche di una
buonissima circolazione di tiri ben costruiti, e perché poi insomma i giocatori che hanno talento nelle mani ci sono, è normale che quando il gioco diventa fluido si costruiscono buone azioni, poi è anche più facile trovare la via del canestro. Ecco, Davide, sicuramente un più 15 è un buon margine anche in vista del match poi che si giocherà a Ferrara. È chiaro, rimane un po' il rammarico per questo 10 a 19 dell'ultimo tempino, perché comunque Rimini era volata anche sul più 31. Ma sicuramente, come abbiamo detto tutti, è stata una prestazione super positiva. Dobbiamo migliorare quelli che sono stati, per quali siano i nostri lati negativi. Sicuramente questo è uno di quelli su cui dobbiamo lavorare, però penso che dobbiamo anche ritenerci soddisfatti della prova fatta. Come hai detto bene te prima, ci siamo tolti questa soddisfazione della prima vittoria. Dobbiamo sentirci contenti ma non soddisfatti. Tutto qua. Giusto. Sono contenti i nostri amici da casa? Finalmente sì. Finalmente possiamo dire che i commenti sono quasi tutti positivi, ma maggior parte positivi. Certo. E quindi abbiamo bellissima vittoria di squadra, azioni ben costruite, tiri giusti, buona difesa. Siamo un po' mancati nel finale, ma ci sta. Forza Rimini, da Gianluca. Poi continuando, ottimo primo tempo, secondo tempo con il freno a mano tirato. Se vogliamo salvarci dobbiamo giocare con la stessa intensità per 40 minuti. Comunque bravi ragazzi e forza RBR, che è un po' che quello che stavamo dicendo ora. Sì, anche se poi diciamo il freno a mano tirato soprattutto nell'ultimo quarto, sì, esatto. Quindi meno di metà partita, perché nel terzo comunque Rimini aveva toccato anche il massimo vantaggio. Obiettivamente quando sei più 30 tiri un po' il freno. È certo. Ci può stare, è anche fisiologico. È logico. Certo. Grandissima partita, Ugbeide e Bedetti immensi in una partita dove il collettivo ad aver fatto la differenza, da Francesco. Bedetti? No. No, non da se stesso. No. Penso che un po' tutta la squadra abbia pagato lo scotto del noviziato nella nuova categoria. La vittoria di ieri penso sia stata confortante non solo dal punto di vista del gioco ma anche della mentalità, sempre da un altro Francesco. Ok, nome molto che va molto di moda in questo momento. Non sono gli stessi, sono Francesi differenti. Grazie appunto alla prestazione di Francesco Bedetti. Esatto. Okay. E, vittoria importante, bel tifo e forza ragazzi. Aspetta, mi voglio allacciare a questo, dopo, okay. Dopo torniamo, perché abbiamo le immagini della curva, perché insomma è arrivata solo adesso la prima vittoria, però la curva c'è sempre stata in casa e fuori. Allora possiamo vedere e sentire anche alcuni suoni della curva, e mentre vediamo questo servizio voglio chiedere, cioè sono immagini con un po' di tifo chiaramente che facciamo sentire, però voglio sentire da Davide quanto sono importanti quei ragazzi che vi incitano, ragazzi e non ragazzi, perché non sono tutti giovanissimi, giovani, sono un po' di tutte le età, che però sono sempre lì a incitarvi, sempre lì a saltare, sempre lì a dire sua forza Rimini. Ma io penso di poter parlare per tutti i miei compagni di squadra, dai più piccoli ai più grandi, da chi ha più esperienza e meno esperienza, che non possiamo fare altro che ringraziarli, perché giocare in un ambiente incredibile come quello che è Rimini oggi ti dà una mano in più, ti dà una forza in più, ti dà quella spinta in più che magari viene a mancare inevitabilmente quando il pubblico è poco. E questo è il mio quarto anno di A2 e posso dire in tutta tranquillità che un ambiente come quello del Flaminio l'ho visto in pochi palazzetti. Eh sì Davide, questo è un valore aggiunto per Rimini, lo è sempre stato, ma quest'anno in A2 deve essere un'ulteriore arma in più. Deve essere veramente il cosiddetto fattore campo, anche perché quest'anno ci si troverà di fronte a squadre anche con tifoserie importanti, mi viene da pensare, insomma Forlì l'abbiamo già incontrata, mi viene da pensare a Fortitudo, sarà bello anche confrontarsi, dopo tanti anni c'era questa attesa, questo desiderio che veniva dai ragazzi, dalla curva, ma di tutto il pubblico di tornare sui palcoscenici, sui livelli che una piazza come Rimini merita. Indubbiamente lo spettacolo del Flaminio è veramente, veramente bello, perché coinvolge tutti, dai più piccoli ai più grandi, è veramente spassoso insomma. Ecco, tra l'altro io a un certo punto, visto che il risultato era già abbastanza in cassaforte, mi sono messo a seguire questo coro particolarmente divertente con tutta sì, la curva che scende, si siede poi, e poi riesplode. Torniamo ancora da Paolo Guricci, vediamo se le sue cuffie sono esplose definitivamente o se ci siamo. Paolo?
Io continuo a essere qui, spero che stavolta mi sentiate. Oh, adesso finalmente ti sentiamo. Ti sentiamo, questa volta sei a casa? Sono a casa, ero a casa anche prima, ero tranquillo. Bene, ti sentiamo. Che partita hai visto? Ti sono piaciuti in questo caso i biancorossi? Direi proprio di sì, difficile insomma non essere usciti contenti ieri dal Flaminio per il risultato, più 15 su una concorrente eventuale per la salvezza, alcuni grandi protagonisti della partita. Io metterei anche l'accento su Johnson, mi è piaciuto perché finalmente ha giocato un po' più per la squadra senza tirare tutto quello che gli capita per le mani. Lo ha fatto quando la partita si era già incanalata, prima c'erano altri protagonisti e quindi si è un po' accodato. Avete già parlato di Bedetti, è stato bello vederlo in quintetto, ma soprattutto è stato bello vederlo così dentro la partita, grandissima difesa, e a questo magari in Serie B eravamo abituati. Tre triple su tre nei primi 20 minuti penso che siano un bottino davvero molto importante. È andato molto bene Tassinari, che anche a mio avviso sta crescendo molto come tipo di mentalità. Obeide non aveva rivali sotto le plance perché per fortuna di Rimini, di Luca Campani, non è potuto scendere in campo. Quindi direi che insomma ieri è stata sabato sera è stata una bella giornata. Bisognava avere un po' di pazienza, l'avevamo detto, il calendario era oggettivamente era difficile. È stato mosso la classifica, questo fastidioso zero finalmente l'abbiamo tramutato e adesso si può essere un po' più sereni e continuare a lavorare come chiede il corso. Già che ci sono, ti chiedo subito il tuo MVP, visto che mi hai fatto già parecchi nomi. Questa volta è un po' più complicato, per la verità. Di solito sono sempre il nome pronto. Dovrei dire Obeide per il numero di punti e di rimbalzi. Vabbè, diciamo Obeide questa volta. 16 punti per 15 rimbalzi. Quindi sì, dallo che lo dicessi, anche per affinità di colore stasera. Anche se. Okay. Il tuo, Alessandro? Io ti rivoto Andrea Tassinari come l'altra partita, perché per me al di là sta diventando un po' monotono, però sì, lo sai. Obeide ha fatto una partita stranamente. Obeide ha fatto una partita stratosferica, soprattutto perché non ha fatto falli. Quindi normalmente un paio di pollate le fa, no? Le invece stavolta. Invece questa volta è andato via liscio. Le ha fatte a Numba per lui, però. Vabbè. Oh, qualcuno le deve anche fare ogni tanto. Tre falli in 150 secondi. Ci sta. Secondo me dobbiamo cambiare il numero di maglia, perché per lui sono tre i falli il tempo più veloce possibile. Numero di maglia 3, prima arriva 3 e prima. Cioè, quindi metteresti tipo il 2, perché cioè no, almeno metterei tipo 54, così cioè, voglio dire. Ah, sì, okay. Un numero alto così. Però è pericoloso. Allora vado da Marco. Il tuo MVP, Marco? Io dico Francesco Bedetti, per discostarmi un po' da Paolo e da Alessandro, così da creare diciamo una terza opinione, se non altro come oltre alla eccellente prestazione di cui hanno già parlato sia Paolo che Alessandro, se non altro perché comunque un ragazzo che dentro RBR dal primo giorno, quindi partito dalla C-Gold ieri sera, è partito in quintetto in Serie A2 e veramente ha fatto una prestazione incredibile, è stato anche votato MVP dal pubblico del Flaminio la sera stessa, quindi insomma un premio riferito sia alla singola prestazione sia al ragazzo Francesco in generale, che insomma lavorando costantemente tutti i giorni, magari non uno baciato dal talento fin dalla nascita, ma che con la dedizione e la costanza si è guadagnato un ingresso da titolare in un parquet molto importante in Serie 2 con la squadra della sua città, quindi secondo me se lo merita, è stato molto bravo Francesco. E allora ne approfitto per dare anche una nota di colore, perché Francesco Bedetti è stato ospite di Basket On Air di martedì della scorsa settimana, quindi gli ha portato fortuna. E chi ci sarà ospite invece domani sera, quindi a chi potremo portare fortuna? Chi ci sarà domani chi sera? Chi ci sarà? ci sarà Andrea Tassinari. Quindi Alessandro Ceccoli, se continui a votare Tasso, potrebbe essere la volta giusta. Anche perché contro Udine servirà il miglior Tasso, servirà il miglior Bedo, servirà il miglior Batman, servirà il migliore di tutto. Perché occhio che dopo c'è la fila, se va bene anche Tasso, dopo adesso, si crea le prenotazioni. Ne approfitto per ricordare l'appuntamento con il nostro... No, perché qui questa storia del Covid di Udine, che ne aveva 5...
adesso capiremo, diciamo, in settimana che cosa potrà succedere. Io ricordo però l'appuntamento, questo ci sarà sicuramente, di domani sera con Basket On Air, con il nostro Alberto Bortolotti in studio, che avrà come ospite appunto Tassinari, ma anche tanti altri ospiti, per parlare di tutto il basket di Serie 1 a 2 dell'Emilia Romagna, dalle 21:10 alle 22:40. Il tuo MVP invece? Anche per me Francesco Bedetti. L'ho sentito ieri per il pezzo che è uscito oggi, ci conosciamo da tanti anni, facevamo delle chiacchiere extra intervista e sono molto contento, insomma, e mi ricollego anche a quello che diceva prima Marco, incarna lo spirito proprio da riminese, ancora tutti abbiamo negli occhi la sua faccia contro Roseto nella difesa con Amoroso, che è stata emblematica. E dai, sono stato molto contento di vederlo in quintetto e contento per la prestazione che ho fatto, quindi anch'io voto Francesco. Sì. Ok, un altro voto. Il tuo voto per chi va? L'altra volta io ho anticipato Marco, stavolta lui ha anticipato me e anche Davide, quindi anche io seguo la scia e voto anch'io Francesco Bedetti, perché appunto è partito in quintetto e si vedeva che sentiva la responsabilità di essere partito in quintetto e la grinta che ha messo in generale in tutta la partita, quindi l'ho apprezzata e voto lui. Ma allora facciamolo partire sempre in quintetto questo Francesco Bedetti, si è risultato qua. Lui allora, si carica lì. Andiamo, io penso che sabato adesso, no, in questo caso è domenica. Perché c'è l'inversione sempre io tra calcio e basket, il Rimini giocherà di sabato . E invece Riviera Banca Basket Rimini giocherà di domenica, quindi per la seconda volta, la prima è stata proprio questo fine settimana, sabato, sono riuscito a vedere RBR di persona e quindi concederò il bis. Ho già detto a Davide Turci che se dovesse arrivare una vittoria con Udine poi lo aspetto a casa, mi deve venire a prendere per tutte le partite. Hai fatto la vera doppietta calcio.basket. La doppietta calcio basket, certo, la farò anche la settimana prossima quando giocano in giornate diverse. Ma bando ai miei impegni, andiamo invece dal quartino con il quale poi viene eletto l'MVP di RBR ogni settimana sul nostro sito News Rimini, e poi scopriremo invece il più votato, i più votati, ma soprattutto il più votato dal nostro pubblico da casa. Il piacere della tipica ospitalità romagnola rivive ogni giorno all'Osteria Il Quartino. A pranzo, a cena, da 25 anni serviamo le specialità tipiche della tradizione accompagnate dai migliori vini. Oggi alla nostra proverbiale affidabilità aggiungiamo tutta la sicurezza che cerchi in questo nuovo inizio. Osteria Il Quartino, tutta la qualità romagnola. E allora siamo pronti. Andiamo a vedere il podio. Sul terzo gradino c'è Alessandro Scarponi con il 23% dei voti, ma divide, se vogliamo, il secondo, perché a quota 23% dei voti c'è anche un altro riminese che è Francesco Bedetti, che quindi è secondo, e insomma le statistiche devo dire eccezionali di Derek Ogbeide hanno portato i nostri amici da casa a votare lui come MVP del match con il 43% dei voti, quindi insomma un giusto riconoscimento per una doppia davvero importante, davvero in 27 preziosa minuti. In 27 minuti, giusto, e 30 secondi per essere precisi. Se lo parametri su tutta la partita è una cosa... È vero, quindi cifre stratosferiche, è giusto così. Il nostro Ogbeide è quello di RBR immediato invece per Bedetti, quello di Pancia immediato per Bedetti, quindi benissimo così. Allora, abbiamo qualche domanda interessante. E iniziamo con questa che dice: qual è la squadra più forte che avete incontrato finora? Magari lo chiediamo a Bat. Ah beh, certo, sì. Allora... penso che la squadra più forte dal punto di vista del talento a livello di giocatori così possa essere Forlì, perché hanno veramente un roster lungo, compatto, appunto pieno di talento. Invece per quanto riguarda magari l'organico a livello di squadra penso di dire 100. Quindi sicuramente queste qui sono le due più forti. Forlì magari ha un qualcosina di più nelle mani a livello di talento, di punti, però a livello di organico, a livello mio personale, mi ha impressionato più 100. Invece in assoluto secondo te la squadra più attrezzata? Penso Udine, io ho avuto l'occasione anche di vederli giocare l'anno scorso, visto che poi hanno tenuto diversi giocatori dall'anno scorso e mi hanno fatto davvero una bella impressione, quindi penso Udine.
Ecco, tra l'altro, insomma, per capire un po' il calendario di RDR, ci sarà la prossima partita proprio con Udine, sempre al Flaminio, quindi sarà un appuntamento da non perdere assolutamente, domenica alle 18, insomma, tornando nell'orario consueto. C'era un'altra domanda anche per sì, un altro... Sì, no, questa è sempre per Bat, per sì? Davide. Cosa ne pensi di Mattia Ferrari, firmato Spider-Man, tifoso di Rimini? Beh, Batman e Spider-Man hanno fatto una bella coppia con È devastante. Ma io... Domanda comoda, domanda infatti comoda. Non so se me la meritavo, però... Ma no, io... Vai tranquillo, vai tranquillo. Sì, sì, sereno. Tanto lo vedo domani mattina. Sì, sì. Tanto non ti puoi, tanto ci può vedere anche dopo on demand sui Caroplay, quindi sicuramente gli dicono vai a sentire cosa ha detto. Sì, sì. Poi deve essere uno che non se la prende. Vedi, già questo commento non posso rispondere. Lasciate rispondere il test che in maniera senza influenzarlo. No, beh, scherzi a parte, io prima di firmare per Rimini sono andato a pranzo con Mattia e conoscevo già il personaggio, anche perché anni indietro sono andato a provare per lui a Legnano, quindi sapevo che modo ha di lavorare, qual è il suo modo di pensare, di affrontare le cose, e quando ho deciso di firmare a Rimini sapevo che avrei intrapreso un determinato percorso a livello sportivo, a livello personale, e mi sta aiutando tanto a crescere sotto questo punto di vista, quindi finora va tutto bene, dai. Che voto dai fino a questo momento al tuo ritorno a Rimini? Ma onestamente non penso di stare giocando una buona pallacanestro per quanto mi riguarda, quindi penso di darmi una insufficienza. Penso non sto giocando come potrei, quindi mi do un 5. Sperando di migliorare, dai. La prossima puntata speriamo che qua dico un 8. La prossima volta vogliamo che torni con un bel 7. Speriamo. Anche 8. Anche 8, adesso... Cioè, esageriamo. Però è un giudizio un po' severo nei suoi stessi confronti, Alessandro. Sì, chiaro, però voglio dire... Uno, però è giusto, è giusto che è dica... È determinato, che vuole... Certo. E che vuole... Vuole qualcosa in più anche da se stesso. Diversi da quelli che sta raggiungendo adesso. Tanto che, visto che l'ha tirato fuori lui, glielo chiedo io... Come va? Perché ti ho visto un po' in difficoltà in fase, secondo il mio punto di vista, dei tre esterni. Adesso Johnson è un finalizzatore puro. Chiaro. Te tendenzialmente sei una guardia, sei sempre stato un po' una guardia nel corpo di un playmaker, più guardia che playmaker, e in questo momento qui ti si sta chiedendo molto dal punto di vista del playmaking. Vedo che un pochettino fai ancora fatica, dal mio punto di vista. Per riprendere la mia risposta di prima, quando sono venuto a Rimini sapevo che questo percorso, fra virgolette, che ho iniziato a intraprendere avrebbe compreso anche questa cosa, ma non è una cosa ovviamente che capita da un allenamento all'altro, dall'oggi al domani, perciò penso che le mie difficoltà poi siano evidenti all'occhio di tutti, dei più esperti o meno, ed è anche per quello che mi do un 5 per le mie prestazioni, ripeto, sperando che migliorino, perché così non mi piace, dai. Bene, insomma, molto, molto onesto anche con se stesso, anche con i nostri telespettatori, con i tifosi del Rimini, ma è giusto così. E andiamo a vedere... Posso dirti che è la prima volta che sento uno che si fa autocritica. Che si fa una critica del genere. E poi devi vedere nel mondo del calcio invece, proprio... Io ho visto soltanto un allenatore, solo Luca D'Angelo, che di fatto è rischiato di andare in Serie A e prima o poi ci deve arrivare. La mia domanda avevo pure di prendere un manuale. Allora, andiamo, non mi distraete perché abbiamo una scaletta, abbiamo un timing anche noi. Andiamo a vedere la nostra High Five. Qui Johnson... Da Meluzzi a Scarponi, trovato a Numba, bella palla per Ogbeide! Qui Ogbeide vuole Scarponi, trovato invece a Rigoni, ancora il numero 8 biancorosso. Tassinari con pochi secondi per inventare qualcosa. Tassinari, palla per Meluzzi, bisogna tirare Scarponi da tre punti! Incredibile, Alessandro Scarponi. Vediamo come se la cava dalla lunetta il centro nigeriano canadese. Sbaglia, però Bedetti se la ritrova vicino a canestro. Extra possesso Rimini, pronto nel frattempo a fare il suo esordio nella partita. Meluzzi, Tassinari si alza da tre punti, la ritrova, ha trovato Ogbeide che schiaccia in testa Jerkovic, fa venire giù il palazzetto. Comunque abbiamo visto, Max, che quando Ogbeide è entrato in partita anche con questa stoppata clamorosa, dicevo, Tassinari si prenderà la sua tripla in transizione.
Time out Ferrara. Però veramente un'ottima Rimini che nel caso... Oh! Simon Anumba! Schiacciatona del numero 3! E allora vado dalla voce di questo commento, da Marco. E ti piace giusta così la classifica numero uno, questa inchiodata tremenda, devastante? Sì, Roby, perché c'era, oltre al gesto tecnico atletico, c'era anche proprio la voglia di Anumba di liberarsi di un po' di tensione di questo inizio campionato che magari non sta andando come voleva. Lì proprio ha detto: schiaccio con tutta la potenza che ho. E infatti forse si è notato dal fatto che, insomma, stavo parlando con Massimiliano in torcia di un'altra cosa, sono stato completamente interrotto da questo gesto e non ho potuto fare altro che, insomma, esplodere un pochettino. Ma devo dire che mi sto divertendo molto in telecronaca, perché quest'anno tra schiacciate, stoppate, gioco veloce, insomma, per me e Massimiliano, che abbiamo la fortuna di commentare, c'è da divertirsi. Però sì, sono d'accordo con la classifica delle azioni che ho visto, ci sta. Molto bene, anche perché quella, insomma, è il mio insindacabile giudizio, quindi dittatoriale. Allora, andiamo con l'ultima domanda. Allora, abbiamo prima un commento che è arrivato adesso, è un tifoso di Cento, sì? Ha scritto: io sono di Cento e vi ho visto giocare, non giocherete per la salvezza, avete una bella squadra, da Giorgio. Grazie Giorgio. E poi c'è un'ultima domanda per Davide Timpani, uscendo un po' dal panorama del basket. Aia. Torniamo sul calcio. Aia. E qua chiedono: domanda per Davide Timpani, sei pronto per la nuova stagione del Vergiano Calcio? E chi è che è firmata? Monte. Beh, guarda, l'avrei capito, avevo già... li saluto quei ragazzi, no? Adesso non possiamo svelare tutte le cose. Sei pronto o no per questa stagione? No, prontissimo, rispondiamo prontissimo, sì, ok, sì. Va bene. Allora, invece chiedo all'altro Davide... Scusami, no, è un bel nome. Scusate, vai. D'altro Davide, a parlare di basket. No? E, prossimo impegno abbiamo detto con Udine, e, insomma, una bella partitina direi per cercare di dare continuità a questo successo ancora al Flaminio, ricordiamo domenica alle 18. Ma io penso che sono queste le belle partite da giocare, sono queste quelle che ti spronano a dare il meglio, quindi adesso, come ben si è detto prima, bisogna capire effettivamente se si giocherà, in quanti saranno loro. Se però si giocherà, certo. A noi deve importare il giusto, scendere con la stessa mentalità con la quale abbiamo fatto con Ferrara e poi divertirci, tutto qua. Bene, allora vado a ringraziare i nostri collegati, Paolo Guiducci, buonasera Paolo, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi. Grazie di avermi anche aspettato. Grazie, ti abbiamo coinvolto poco, ma perché insomma abbiamo voluto sfruttare un po' di più il nostro Batman questa sera. Grazie a Marco Rinaldi. Grazie Roberto, buona serata a tutti. Grazie ad Alessandro Ceccoli. Grazie a voi, buonasera. Al nostro Batman. Grazie a voi dell'invito. E al nostro Roby, no, al nostro Davide. Grazie Roby, grazie Gaia, grazie a tutti. Grazie anche a te Gaia. Grazie Roby. Noi ci vediamo lunedì prossimo, anche perché insomma sperando di poter commentare anche la partita di Riviera Banca Basket Rimini e magari insomma una bella vittoria. Ricordo ancora Basket On Air domani dalle 21:10 su Icaro TV, ma adesso chiudiamo con un momento anche importante da un punto di vista proprio anche della salute dei giocatori, perché prima della palla 2 Eme ha consegnato tramite la sua marketing manager Marianne Pons Bettiol al responsabile dello staff medico di RBR, il dottor Eraldo Berardi, al terapista riabilitativo Diego Bartolini, il suo innovativo Politer Evo. Vediamo di cosa si tratta, poi sigla, noi ci vediamo lunedì prossimo con calcio.basket, sempre a partire dalle 19:35. E quest'oggi un grande regalo per i nostri ragazzi da parte della Eme, azienda pesarese che si occupa e produce apparecchiature elettromedicali. Una responsabile dell'azienda consegna al nostro responsabile medico Eraldo Berardi, al nostro massimo fisioterapista Diego Bartolini, il Politer Evo, un macchinario che permette di fare magnetoterapia, laserterapia, TECAR e onde d'urto in qualsiasi momento, anche in trasferta, ideale per ogni squadra.
grazie mille alla EME. Noi siamo della EME, un'azienda pesarese, da oltre 40 anni di storia, un'azienda di elettromedicali, e siamo oggi qui giusto per dare supporto ai nostri sponsor, fornendo una tecnologia che è la prima e unica al mondo, che è una tecnologia per la fisioterapia portatile e modulare, quindi è molto utile per lo sport e permette anche delle persone di poter fare trattamenti ovunque, dove siano. Quindi siamo veramente orgogliosi di essere qui in un evento come oggi. Come funziona questo macchinario? Il Politerevo è una tecnologia che ti permette di aggiungere tante tecnologie come la TECAR, laser, magnetoterapia e tanti altri, e praticamente tu puoi acquistare la tecnologia con una o altre tecnologie insieme e poi a lungo dell'anno puoi anche aggiungere nuove tecnologie. È una tecnologia appunto che puoi portare ovunque, quindi ci sono delle rotelle che ti aiutano anche con questo. Che cosa significa per Riviera Banca Basket Rimini avere un'attrezzatura del genere? Beh, significa intanto crescere ulteriormente, perché la crescita non è solo tecnica e sportiva, ma è anche di tutto l'entourage, di tutto lo staff. Noi abbiamo già una collaborazione con la EME che ci fornisce questa stessa strumentazione in occasione delle gare del CIV, del campionato italiano velocità, che seguiamo noi come fisioterapia, e ci portiamo in giro questo attrezzo per tutti i circuiti italiani, al Mugello, a Imola, a Vallelunga e ovviamente a Misano, e ci consente ovviamente di avere a disposizione all'istante tutta quella tecnologia, come ricordava prima Marianne, dalla TECAR alla laser terapia e tante altre, poi modulabile, si possono aggiungere tante cose. E faccio un esempio: andiamo in trasferta a giocare da qualche parte, il fisioterapista ha la possibilità di trattare qualsiasi infortunio con la terapia adeguata avendola a disposizione. L'azienda, mi permetto di dirlo io, è un'azienda molto prestigiosa, sottolineo solo che fornisce lo stesso strumentario, la stessa strumentazione alla nazionale italiana di pallavolo sia maschile che femminile, e sanno tutti che uno l'abbiamo vinto e uno siamo arrivati terzi, quindi ecco, questo è il livello. Oltre a seguire anche molte squadre ciclistiche di livello internazionale, e quindi noi ecco, ci ringraziamo veramente tanto l'opportunità che ci è stata data. Per me, come dico, è la seconda opportunità, perché io già li conosco perché ci lavoro nell'ambito del motociclismo e quindi del campionato italiano di velocità, e li ringrazio tantissimo perché per noi è veramente un grossissimo aiuto per gestire tutta la terapia di prevenzione e di recupero degli infortuni della squadra. Grazie ancora. In collaborazione con Osteria Il Quartino. Ruggeri, muove Rimini dal 1937. Onoranze funebri San Gaudenzo. Power X, il futuro è dentro di noi. Caffè Giglio. Penso di sì.